Il primo punto del match è di Marco Viterli. Il primo punto dell'azione parla sul punteggio di 0-2 di questo primo set. Guarda che tocca il nastro, la ricezione di Cisterna torna. Messo a segno la top ball, il terzo punto per gli ospiti. Poi arrivare da posto 4-1-3. Perché si è allenato di prima anche in partita, l'occasione di giocare. Nel primo set vediamo adesso se al servizio avrà una maggiore incisività la top ball. E come nel primo set il primo punto anche del secondo. Il secondo set è proprio al servizio va Giulio Sabbi. Fermato riesce a servire questo pallone, ma buonissima la difesa di Cristiano. Che cosa ha fatto Sabbi? Secondo set tra queste due squadre, Giulio Sabbi alla battuta, la ricezione di Bottolo, Ferrato ancora la ricezione di Bottolo. L'appoggio in pipe di Mattia Bottolo. 13. La famosa ignoranza dell'attacco si dice che si taglia, però... Secondo set tra Chiane Padova e Top Volley Cisterna. Direte si chiude 25-19 anche il secondo set, mentre ricordo che alle 19:30 inizia adesso. Anche per sottile la situazione non è più difficile, ci vediamo che l'altro passo è appunto questa la novità che stiamo vedendo in campo, il cambio in regia. Con Paolo che nel frattempo può attaccare, prova la propria merda, ma ora può riorganizzarsi, quindi l'appoggio con Giulio Sabbi, che è svoltata, arriva Bottardo, prova a salvare il pallone, grande volontà. Non riesce il salvataggio. Un colpo forte addosso, non è riuscito a superare questo pallone. 8-5 per la Chiane Padova, ancora Camilla al servizio, ora Segano alla ricerca di Pinino, ancora la difesa di Padova con Segano, ancora ricercare il francese, Piero, il Mattia! No! 14, adesso è Rossi. Di Bottardo, Ferrato 22-14 e c'è ora Canella al servizio per la Chiane Padova 2-7-0. La ricezione di Cavuto, allora mi ritorna di nuovo la palla, altro punto per lui, senza uno per lui, il punto del 15 22-15 Seganov al servizio. La pipe di Pietro Bello, c'è il turno del muro. E quindi non riuscite a fare la palla di direzione. Ferrato e Bottolo sono stati sicuramente due che hanno dato quel qualcosa in più. Ferrato per la freschezza che ha portato e Bottolo perché ormai è una freschezza. Merlo, il tocco di Bottolo, viene adesso chiamato in causa Merlo, il colpo di protagonisti quest'oggi in campo. Chiane Padova, questo è per te Paso, senza opera di doppio, una protagonisti quest'oggi in campo. Questo è per te Paso.